Salve a tutti amici, sono Nikron e benvenuti in questo nuovo episodio di Warband Viking Conquest The Chronicle of Nikron. Ragazzi, chiedo scusa in anticipo per il video precedente, ragazzi, che è stato praticamente assente di webcam, anche se c'era il mio audio sotto, però purtroppo ho toccato qualche tasto di troppo, comunque si sia disattivata la cam e non avete visto il mio bellissimo volto. Quindi ragazzi, chiusa questa parentesi, noi eravamo in viaggio dal porto di Dorestad verso Ribe. Andiamo verso Aida Bai. Già i miei uomini automatico perdono un punto di morale, perché sono bastardi dentro, perché loro non vogliono nuotare, perché loro nuotano, non navigano, capito ragazzi? Sono vichinghi, non usano le imbarcazioni, vanno direttamente. Io ho perso già altri due di vino, ragazzi, per sti bastardi. Bastardi dei miei uomini che si calano il mio vino. Ok. Paghi 400. Do la birra. Cioè, due di vino, ragazzi, sono 1400 euro persi, 1400 monetine. Chi deve prendere il feudo che ci ha messo tu? Proprio lui non ci ha messo una diamine di nulla. Vedete qua, Ersinel Givassi, ci ha messo nulla tu. A malapena c'è 5 di amicizia. Non arriveremo in tempo, quindi manco ci vado proprio. Dopo essersi consultato con i pari del regno, Konug Orig Gofna decide di conferire grande bigia allo Jarl Sigurd Ragnarsson. Vabbè, è un feudo che già sta per essere perso, quindi io mi sono fatto tanto di culo per prenderlo. Questa è la risposta, ragazzi. Vedete come vi ringraziano i lord in questo gioco? Quanto pollo? Quanta lana? Devo fare 270, io ti do il sale e me ne vado. Ribe vai sud. Se non iniziamo a fare delle guerre qui, dei combattimenti, già ho i miei uomini che stanno scalpitando. Commerciamo. Io volevo riscattare i miei trofei a Ribe. Qui sono due e altri, sono 3000 e un po' di esperienza. Guardate qui, ma non sono le mie, le ho lasciate giù, devo farle riparare quelle lì. Eccolo qui. Ok, le ferite sono state guarite. Io appoggio a voi, in questo caso ho guardato i miei amici compagni e dice di dare il feudo al più meritevole. Se me lo dai un altro territorio non mi fa maluccio, anche se ovviamente se perdiamo il castello perdiamo pure quello. Vabbè, Konuk, è stato bello vederti. Io devo andare a riprendere un po' di fiato. Allora, gestisci il villaggio, abbiamo creato la scuola, vorrei investire altro, sale idromele, costruisci mulino. D'accordo che questo mulino costerà, vabbè, ma io non gli creo nulla, ufficio postale. Bene, è stato bello passare qui, missioni. Sì, ma prima non mi ha fatto accedere, quindi ero entrato lì. Io andrò, ragazzi, in Norvegia e poi l'altra missione sarà quella di andare a parlare con l'abate di Finian per questa questione del serpente e i soldi che mi aspettano. Voglio soldi, io. Tanti soldi voglio. Questa stupida ogni volta non mi chiamasse. Arrivedersi. Vabbè, andiamo alla legnaia se ci arriviamo di giorno.
sta finendo per rompermi le scatolette. Allora, la legnaia l'abbiamo trovata nuovamente chiusa, quindi non ci passo neanche, tiro dritto. Il morale sarà a terra, infatti più che sufficiente, ma è, significa a terra. Speriamo che le imbarcazioni resistano. Ok. Siamo in Norvegia, ragazzi, siamo appena arrivati. Sale idromele. Ragazzi, magari chiedo di convertirci agli dei del nord, quindi... Ok, ragazzi, siamo diventati ufficialmente pagani, quindi degli scandinavi. Adesso un passo avanti, ragazzi, per sposare una signora nordica, perché prima non potevamo farlo. Allo stesso tempo noi adesso possiamo chiedere, provare a reclutare un berserker. Sei il benvenuto. Eccolo qui, ragazzi, il nostro primo berserker. Quindi ci sta farli passare dalla parte del nord. Allora, il pesce no, il pesce era carissimo. Burro va bene, pagherai 600. Non abbiamo niente da dargli. Do io il pesce a te. Però abbiamo un sacco di roba che possiamo presto rivendere un sacco di soldi, ragazzi. Quindi andiamo. L'ultimo villaggio. Un altro uomo norreno recuperato. L'inventario è pieno. L'ultima è la caverna di Odino, che ovviamente lì non... meglio non andarci, facciamoci affarici nostri. Andiamo giù a vendere tutto. Ma dobbiamo trovare, ragazzi, anche sto covo, Perché distrugge il covo dei banditi. Allora, trova e distrugge il campo dei rinnegati veterani e trova a fare rapporto con Garald Halfdarson. I rinnegati vengono da questa parte. C'è la festa. C'è. Allora, i rinnegati venivano da questo lato, quindi io penso che il covo, ragazzi, sia dove meno te lo aspetti. Io penso che sia lì in mezzo, ragazzi, Madonna, raga. Io mi sono innamorato della Norvegia. È ricca, ricca, ricca. Dopo essersi consultato, ho deciso di convertire Grande Brige a Jarl Halfdan Agathyrsson. Ma è rimasta a noi, l'hanno beccato, boh. Allora, vendiamo un po' di roba, ragazzi, che abbiamo l'inventario che sta esplodendo. E allora passiamo al legno. Maleodorante, la carne, ormai abbiamo perso l'occasione di venderla, quindi sono soldi investiti male. Di cavalli, vediamo un po' se c'è qualcos'altro, soprattutto i maialini. Questi ce li teniamo tutti perché devo portarmeli in avanti. L'inventario è pieno zeppo. Nessuno qui. Beh, questa pausa, ragazzi, dai combattimenti
sta portando un po' di soldi alla nostra causa. Siamo 35.000, abbiamo un sacco di roba veramente da vendere, abbiamo recuperato un sacco di valorosi guerrieri e adesso non ci resta altro che trovare sto covo di rinnegati che ho cercato in lungo e largo in questa zona, ma penso che siano più nell'entroterra della Norvegia, e vedere un po' di completare questa missione per poi ripartire verso i territori del nord della Scozia. Perché, ragazzi, allora, perché andare in Scozia? Vorrei arginare dal nord per andare in Irlanda, magari sbarcare ad Ailic e poi andare a piedi verso Finian. Altrimenti dalla Norvegia scendere giù, poi andare, devo circunnavigare l'Inghilterra, mi sembra un po' una grandissima cazzata visto la posizione dove ci troviamo adesso. Dunque, andiamo a ricercare i rinnegati. Ole, 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 Duisberg, Duisberg. Abbiamo un valoroso guerriero dalla nostra parte. Caio è salito di livello, eh. Guardate dov'è, ragazzi. Campo dei rinnegati veterani. Eccolo lì, è viola, tutto qui in celeste. Saranno forti questi. Siamo messi in, siamo in forma. Andiamo a far alzare di livello Caio. Colpo potente, no? Tiro potente, sì, no? Certo. Maestria con le armi. Armi da lancio, archi. Perfetto. E il nostro Caio è in forma. Reginald finalmente dovrebbe essere portato allo scontro. Tutti sono entusiasti, tranne quel coglione di Reginald. Ok. Presto affronteremo lo scontro del cambio dei veterani, ragazzi, vedremo all'opera i nostri guerrieri. Se il video vi è piaciuto, ragazzi, qui si conclude. Mettete un pollicione lì in su, commentate qui sotto, iscrivetevi al canale e ovviamente condividete il video ovunque sui social. Seguitemi su Discord e ci vediamo ai prossimi episodi. Bye bye! Thank you.